composta da ragazzi come lui, di ragazzi di 21, 22, 23 anni che hanno creato fisicamente, diciamo, questo progetto. Noi abbiamo dato solamente l'idea, quindi diciamo che tutta la farina è sacco loro, e che ci ha permesso poi di conoscere un mondo che sinceramente ignoravamo, o almeno ignoravamo in parte. Quindi ringrazio l'ISPRA per averci presentato, diciamo, questo tipo di progettualità, e l'AISE che ci ha permesso di poter raggiungere un obiettivo, uno scopo, perlomeno l'inizio di uno scopo, perché questo è solamente un antipasto per noi. Scusatemi, arrivo un attimo alla mascherina, sì, perché non ce la faccio parlare altrimenti. Puoi toglierla. Allora, quindi il progetto l'abbiamo chiamato Arnia 4.0, è un progetto tecnologico che è diviso in tre parti in modo particolare. Una prima parte che è desensoristica, una seconda parte che è fatta da streaming e intelligenza artificiale, e la terza che è fatta da un'analisi tramite una parte web, quindi da tramite una zona di consultazione dove si possano vedere quello che accade o dentro un'arnia o fuori, o addirittura avere una parte grafica dove andare a fare tutto un certo tipo di studi. Che cosa abbiamo si dentro? Si vede? Sì, sembra di sì. Sì. Allora, la parte di sensoristica, ovviamente, che cosa è composta? Noi abbiamo messo un po' tutta una serie di sensori che pensavamo e ci hanno suggerito che fossero abbastanza importanti, che riguardano l'umidità, la temperatura, la luminosità, l'audio. CO2, l'anidride carbonica fondamentale, e poi c'è una parte, diciamo, l'ingresso audio. Perché l'ingresso audio? Perché si sta cercando tramite l'ISPRA di studiare il momento, il rumore che può fare un'ape nel momento in cui va a sciamare. Che significa sciamare? Adesso lo spiego io, anche se non sono la persona più adatta e preposta, perlomeno ci provo, quindi correggetemi se sbaglio. Sciamare significa che si sono create dentro un alveare due regine, quindi una delle due, mediamente mi hanno detto la più vecchia, la più anziana, viene mandata via dall'alveare con tutto il suo seguito. Quindi se abbiamo circa 50.000 api dentro un alveare, 25.000 andranno presso una regina e le altre rimarranno all'interno dell'arnia. Nel momento che sciamano, le api vanno a finire mediamente su una pianta vicina. Sì. Questo accade, quindi si addensano praticamente tutte intorno alla regina in modo tale da poterla proteggere. Quello è il momento in cui l'apicoltore deve, o il biologo, deve incominciare a prendere un'altra arnia e far cadere la regina fisicamente, proprio brutalmente così, dentro quest'arnia, in modo tale che possano avere un'altra casa questi insetti, e possano perlomeno ricominciare un'altra vita, diciamo, dentro un'arnia nuova. Quindi le api non vanno perse. L'apicoltore ovviamente ha necessità che queste api rimangano all'interno del sistema arnia, ok? Perché logicamente si va a perdere un 50% di capacità produttiva, si va a perdere capacità dal punto di vista biologico di quello che è una, diciamo, una produttività e tutte le altre cose di questo tipo. Premetto un'altra cosa: queste cose io, quando ho cominciato questo progetto, non le conoscevo assolutamente, le ignoravo. Quindi complimenti sia all'AISE che all'ISPRA Ambiente, perché ci hanno permesso di conoscere un mondo che completamente dietro le nostre spalle. Io conoscevo tecnologia, non conoscevo questa parte, quindi tanti complimenti a loro, vi ringrazio di questo. Esatto. Rete. Allora, l'altra parte fondamentale logicamente riguarda la parte di streaming. Noi che cosa abbiamo fatto qui? Abbiamo creato praticamente una serie di, in modo particolare abbiamo tre telecamere. Una che fa un'analisi, adesso la vedremo pure dal vivo, in diretta, fa un'analisi di quello che accade all'interno dell'arnia. È tutto consultabile tramite il sito che poi vi farò dare dai ragazzi qua, perché ci sarà uno dei nostri che parlerà dopo, ci darà qualche punto di interesse tecnico maggiore rispetto a quello che vi darò io. Ci sarà una telecamera che farà il conteggio in entrambe le direzioni delle api, come dicevano prima i ragazzi dell'ISPRA.
Io, se io so il numero delle api che sono uscite, so quante ne entrano, faccio una banalissima sottrazione e riesco a capire quante ne sono andate perse in giro. Scusami, ma questo sempre con la telecamera io riesco a... C'abbiamo tre telecamere, quindi cioè, dentro l'arnia ci stanno tre telecamere. No, una sta dentro l'arnia, una sta all'ingresso dell'arnia, sta sopra, tu non la vedi, sta sopra, dove la faccio vedere dove si trova, ci sta una fotografia, una sta sopra e quindi conta sia quelle che entrano che quelle che escono. E poi c'è una terza telecamera più grande che sta all'esterno, anche lei dotata di intelligenza artificiale, che serve per due scopi. Il primo è per far monitorare eventualmente da remoto alle classi, ai ragazzi che vogliono vedere quello che accade nel momento che l'apicoltore mette le mani dentro le arnie, e il secondo a scopo di sistema di allarme. Che fa questa telecamera intelligente? Riesce a discriminare innanzitutto una persona da tutti gli altri tipi di animale o movimenti di foglie, eccetera eccetera. Quindi nel momento che io arrivo là davanti e sono una persona, anche se mi cerco di coprire in qualche modo, la identifica e dà un allarme praticamente tramite un pop-up o una mail o qualche altro sistema che possiamo utilizzare, quindi in qualsiasi modo, pure tramite la sirena se vogliamo. Ok, quindi è interessante dal punto di vista pure di protettività del sistema arnie, che sinceramente ho visto che è molto seguito da o da ladri o da vandali, cosa bruttissima questa. Ultimamente tantissimo. Esatto. In modo particolare vi faccio, dovrebbe esserci un'immagine qua. Allora, questa è la parte di riconoscimento. Sì, questa è la parte di riconoscimento, dicevo prima. Se voi guardate qua sopra, si vede male perché c'è molta luce, scusatemi. Però qui sopra ci sta una telecamerina che praticamente guarda dall'alto. Questa è la vista dall'alto, praticamente perpendicolare al punto di visione, dove praticamente ci sono due soglie. Le due soglie sono una per le api che entrano e una per le api che escono, in modo tale che riesco a non sbagliare praticamente il conteggio. Quindi sono state messe apposta in questo modo. Quindi con molta attenzione abbiamo fatto. Ah, c'è un altro piccolo particolare, noi riconosciamo pure che è un'ape. Non conto mosche, non conto nemmeno calabroni, conto api. Quindi riconosciamo la forma. Questo è stato grazie ai ragazzi che sono stati veramente bravi a portare avanti. Posso questo fare una domanda all'ISPRA? Sì. Ma oppure a Stefano, oppure chi, ma tutto questo, le api, no? Non subiscono nessuna, cioè nessuna fastidio. No, abbiamo anche pensato a questo, se la luce potesse dar fastidio o altro, ma abbiamo visto che comunque non dà fastidio, ci sono già dei sistemi simili. Per cui, ma non dà fastidio perché la luce rossa non è neanche percepita più di tanto, quell'infrarosso che loro hanno. Allora, la prima domanda che feci a Francesco proprio quando abbiamo incominciato questo progetto, e pure a Valerio, perché poi abbiamo cercato di coadiuvarci, anzi tutti quanti insieme praticamente abbiamo cercato di coadiuvarci, è stata quella di chiedere: ma gli infrarossi possono dare problemi all'ape? Infatti. Noi avevamo paura di questo. Invece abbiamo capito e scoperto con grande stupore che il colore rosso dall'ape non viene percepito. Ah, perché è daltonica, no? Perché non da noi. No, vede solo pochi colori. Ah. Esatto. Percepisce solo una gamma di colori. Ma non vede i colori come li vediamo noi. Come d'altronde gli altri animali poi che sono in natura. Credo di aver detto una cosa giusta. Sì, correggetemi se dico delle bagianate. Però giusto. Lo usavate per che cosa? Per poter vedere di notte al buio? Assolutamente no, dentro l'arnia è completamente buio. Io anche se te uso una Lux Zero non riesco a vedere completamente bene, quindi logicamente sono costretto ad utilizzare una telecamera in grand'angolo con una grossa apertura all'infrarosso. Poi vediamo un attimo cosa si sta vedendo, magari vi spostate verso questa zona dopo, se si può un po' per uno magari venite vicino allo schermo, perché io sono sicuro che dalla parte vostra non si riesce a vedere bene quello che accade dentro. Noi ci spostiamo e facciamo vedere loro. Questa sarebbe la terza parte che vi stavo presentando, è la parte diciamo di sito che abbiamo presentato, un sito molto semplice, molto banale, perché deve essere facilmente consultabile da tutti. Non abbiamo messo 50 pagine, abbiamo messo quelle cose che servono. Quindi si potranno switchare le due opzioni, perché il conteggio delle telecamere verrà fatto da delle api verrà fatto tramite il grafico, non ci serve andare a vedere. Possiamo fare anche streaming, ma vedere le api che entrano e escono è cosa di poco conto, tutto sommato.
mentre andremo a vedere sia quello che accade dentro l'arnia che quello che accade, diciamo, all'esterno dell'arnia, con la telecamera un pochino più grande che abbiamo posizionato, diciamo, dove ci sono tutti gli alveari. Che poi vedrete, eh? Che poi vedrete anche adesso in diretta, ci darà il link, e sì, quindi già adesso magari, sì, il cuore si avvicina, però magari in un attimo vi potete già collegare e vedere quello che poi sta succedendo. Uno anche da casa volendo può andare... Tu puoi farlo sempre 24 ore 24, questo serve non solo per quello che può sembrare una curiosità. Andiamo a vedere le api. No, questo è un sistema integrato nei sensori che noi abbiamo adesso per il monitoraggio. Questo serve perché? Perché se c'è un'infestazione, ad esempio, violenta, forte della varroa, questo parassita che indebolisce e quindi distrugge le api o comunque sono più soggette alla morte, all'affaticamento ed altro, dicevo? No, si riconosce con questa situazione. Esatto. Uno qualunque potrebbe. Esatto, potrebbe. Sì. Prego. Le attività di monitoraggio sarà anche, diciamo, tutti i dati di monitoraggio, sì, le emissioni di alcuni bollettini. Beh, sicuramente di aiuto per gli agricoltori, quindi eventualmente per fare della partita. Abbiamo detto proprio, abbiamo chiamato predittiva, proprio per questo motivo, perché con questi sistemi, per esempio, nel momento della sciamatura, con la bilancia, perché è dotata anche di una bilancia, chiaramente lo svuotamento ci dà questa informazione. Oppure il canto della regina, oppure quando un'arnia rimane orfana ha un suono completamente diverso. Quindi questo può far sì che l'apicoltore può intervenire. Parlo a livello di areale, magari come si fanno nelle coltivazioni, non so, magari tanti areali, stesse coltivazioni, si monitora la presenza o meno di... Sì, poi in questo poi si aggiunge quello che è il monitoraggio dei dati. A livello di areale, quindi per cercare anche a livello di areale. Guarda, con le api poco api sentinella puoi fare un po' tutto, perché loro hanno un raggio da un chilometro e mezzo, due, anche tre delle volte di azione. Per cui riescono a ricoprire una certa circonferenza con delle analisi, con le matrici giuste, col miele o con le api morte o con la cera, tu riesci a risalire anche a tutto ciò che è la situazione ambientale intorno. Cosa è stato usato, quali sono stati i fitofarmaci usati, se ci sono state delle intossicazioni o meno. Comunque queste sono tutte le informazioni che loro ci riportano. Scusami Franci, provo per capire, ma tutto quello che poi tramite questa telecamerina noi riusciamo a vedere dentro le arnie, diventeranno per voi uno studio che verrà diffuso a livello nazionale, non so, internazionale? Allora, iniziamo che il discorso di questo, cioè, è un po', diciamo, un prototipo, è un progetto iniziale su quello che può essere un'arnia, come dicevamo, di quarta generazione, cioè con dei sensori in più. Quindi può essere uno strumento importantissimo sia per gli agricoltori che per gli agricoltori. Ok. Dove può nascere una sinergia molto molto semplice, come per esempio la presentazione di un altro progetto che abbiamo fatto pochi giorni fa, in sintesi è proprio questo, cioè l'utilizzo degli alveari che possano essere trasportati da una parte all'altra, creando un'applicazione, una comunicazione tra agricoltore e apicoltore, cioè il momento della fioritura, l'agricoltore dice ok, qui c'è la fioritura di acacia, si spostano gli alveari, quindi diventa un servizio multiplo per l'uno e per l'altro. Okay. Era un po' questo. Questi dati serviranno intanto per monitorare e vedere l'efficienza del sistema su questo alveare che noi abbiamo qui. Okay. Vedere, poi ci farete una ricerca per poi vedere, okay, quali sono le patologie, certo, come si può intervenire per migliorare la condizione alveare in genere, ma parliamo sempre di ambiente, di biodiversità, proprio per il servizio che diceva prima Lorenzo. Scusa, sì, no, hai fatto bene, non ti dare la premessa. È una piccola particolare. Oggi sei curioso. Abbiamo, sì, all'interno non solo telecamere, abbiamo detto sensori. Okay. Noi diamo dei dati specifici a livello grafico, quindi facciamo un grafico finale, quindi ve lo vedrete direttamente sul sito, di ciò che accade a livello di temperatura, quindi vedere se c'è una... praticamente una temperatura stabile e continua, perché dentro l'arnia deve esserci la temperatura non variabile, perché sapete benissimo che le api, anzi lo sapete meglio di me, che le api dopo potrebbero morire. C'è il discorso dell'umidità che è fondamentale, c'è il discorso del CO2 che è un altro passaggio che secondo me è in questo momento è fondamentale da tenere sotto controllo, perché avere un CO2, diciamo, una zona dove ho delle arnie dove c'è una CO2 molto alta, vuol dire che praticamente queste api poverine lavoreranno male.
questo è un po' il concetto. Ci sono tutta questa serie di discorsi del microfono, ancora non abbiamo posizionato la bilancia per ovvi motivi, perché ancora non abbiamo, esatto, quello lì, ma ci sarà pure il sensore bilancia, non l'abbiamo detto questo perché non c'era in questo momento. Ok, domanda. Perdonami, ma io mi collego tipo come loro, no? Mi collego e guardo quello che accade. Sì. Però se io non so, ok, che l'umidità, quanto deve essere il caldo, quanto deve essere, eccetera, chi è che fa il trasferimento di questi dati di quello che accade? Voi, ISPRA, per la diffusione di poi quello che vedete, no? Per la diffusione dei dati, o comunque allora, questo, sicuramente questo sito sarà un link in ISPRA, in quello che può essere il nostro dipartimento o ISPRA. Prevedo, ancora non ho parlato, però di fare anche chiaramente una descrizione di quello che noi andiamo a proiettare, cioè non solo vedere la cosa, sì, ma inserirlo nel contesto del progetto, qual è l'obiettivo, cioè quello di migliorare il servizio per gli apicoltori e quindi per la biodiversità, okay, e quindi per l'ambiente. Il nostro obiettivo sarà quello di inserire all'interno pure di quella pagina web o delle pagine web che ci sono dietro delle informazioni che daranno i parametri caratteristici, perfetto, di lavoro del sistema. Questo qua è il discorso. Avendo una base di dati molto importante, perché noi immagazziniamo, c'è un server dietro le spalle, perfetto, non è solamente la paginetta internet. Okay. Dietro questo server noi abbiamo la possibilità di fare la post elaborazione, che secondo me è fondamentale. Per capire, certo. Riuscendo a tirare fuori una base, diciamo, di conoscenza sotto l'aspetto, diciamo, descrittivo, e una base invece grafica dal punto di vista di studio, i ricercatori e pure i ragazzi che stanno in fase di studio sono in grado di poter affrontare, diciamo, il problema con l'ottica, diciamo, didattica, perfetto, e anche di studio di ricerca in questo caso. È un sistema che avvicina molto di conoscenza, perché sennò è facile, fruibile e interessante, immagino, no? Già voi state pensando di vedere le cose, perché, e quindi è il sistema migliore per poter fare. Sì, abbiamo messo un piccolo assaggio ad esempio della parte del conteggio, lì ci sta un grafico continuo, qui ci sono degli step praticamente del passaggio del conteggio delle api. Si vedete, ragazzi? Sì. Però in tutto questo contesto vi premetto che questo per noi è lo starter, è l'antipasto, non è una cosa che, diciamo, è finita qui con questo progetto. Stavo parlando proprio prima di un algoritmo per affrontare la varroa. Questo è fondamentale, abbiamo già una mezza idea di come affrontarla in una maniera leggermente discostata da chi l'ha fatto nel tempo passato. Questo è già un passaggio fondamentale, uno stimolo. Certo. Utilizzando non più solo quelli che sono farmaci, che siano naturali o no, ma soltanto un sistema basato sulla temperatura, perché però non quella interna come hanno fatto altri, stiamo cercando di variarlo in un altro modo in questo momento, quindi una cosa meno meno invasiva dal punto di vista dei costi e meno invasiva dal punto di vista della temperatura che può avere, diciamo, l'alveare, perché poi dovrebbe essere portata a 42, 43, 44 gradi e poi farla scendere piano piano. Io invece lo potrei fare in un altro modo, magari in una situazione di ingresso e uscita, ad esempio, così come idea potrebbe essere un pensiero questo. Con l'altro ingegnere che fa parte, diciamo, di questo, noi siamo un gruppo, non vi ho presentato, siamo un gruppo di tre aziende, l'una collegata con l'altra, la quale una è la startup tecnologica che abbiamo, innovativa, che abbiamo presentato oggi con questo progetto, ma poi dietro ci sono due aziende che hanno una storia, un'azienda che nasce nel 1980 che fa il sistema integrator, un'altra azienda che fa software, quindi ci sono dietro tutte le potenzialità per poter affrontare il progetto di questo tipo. Poi questo discorso. Altra piccola premessa, continueremo con il riconoscimento anche degli altri insetti che possono girare vicino all'Arnia, che possono essere ad esempio la bellutina, i calabroni, tutte queste altre cose. Questa è un'altra cosa che già è in fase di studio, tra l'altro, anzi diciamo che l'abbiamo quasi completata già. Il calabrone asiatico che comunque attacca facilmente gli alveari e quindi distrugge, mangia le api, oltre che di bottina, per quanto è quindi molto importante, non è ancora, in Italia ancora non è del tutto diffuso. Diciamo le ultime informazioni riguardano un po' l'Emilia, se non sbaglio, e forse inizia la Toscana. L'alta Toscana. Quindi sì, si sta avvicinando molto. Molto importante fare un sistema di monitoraggio, che poi faremo anche in maniera diversa, lo faremo un giorno quando saremo in apiario. Collocheremo proprio delle trappole fatte ad hoc, le faremo anche noi se vogliamo, con delle bottiglie giusto per riciclare, oppure con dei barattoli di vetro, insomma, creeremo queste trappole per poter catturare e quindi capire se si sta avvicinando questo predatore.
Quindi ci sta tutta, come dicevo, c'è tutta un'evoluzione che ci stiamo portando dietro a livello di studio, ricerca e di sviluppo, e tutto questo, quello che abbiamo creato, vi do questa anteprima, con grande probabilità, voi sapete che dal 1 ottobre c'è l'Expo a Dubai e ci sarà pure una parte, diciamo, di aziende italiane che saranno presenti all'Expo di Dubai. All'interno dell'Expo ci sarà una piccola fiera che durerà 3-4 giorni, dove siamo stati invitati anche noi e faremo parte delle 50 aziende italiane. Noi presenteremo questo progetto. Bello, allora quindi è la... tutti noi. Si parlerà anche di noi a Dubai. Dovete ringraziare a loro, dovete ringraziare, non a me. Io sono solamente la parte finale di questa cosa. E avete sentito intelligenza artificiale? Che è? Lo sapete? Questa cosa magica, se no quest'arnia predettiva sembra un po' l'oroscopo, se no è... chiariamoci un pochino sui termini. Che cos'è un'intelligenza artificiale? Chi usa Netflix? Io. Spotify? Tutti i social? Hai visto quando tu usi Netflix? A un certo punto ti propone un film. Sì. Dice, forse visto che hai visto, non so, Alice nel Paese delle Meraviglie, ti interesserà la fabbrica di cioccolato. Come fanno? Ci sono degli algoritmi che imparano dalle nostre abitudini a capire come ci comporteremo nel futuro. Quindi l'intelligenza artificiale è statistica. Ok? Con miliardi di terabyte di dati di ognuno di noi che fa qualcosa, un algoritmo inizia a capire quello che ci piace. Ok? Questa è l'AI, niente di così magico. Quindi noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo capire i film che più piacciono le api. No? No. Ovviamente le api non guardano Netflix, quindi non ci interessa capire quali sono i loro gusti. Cosa ci interessa capire delle api? Ci interessa capire come si comportano. Quindi i sensori di cui va raccontato Stefano servono a capire come oggi si comportano le api. Quindi, quando aumenta la temperatura fanno questa cosa qua, fanno questo suono qua. Quando aumenta la CO2 fanno quest'altra azione qua. Capiamo che la famosa sciamatura avviene quando questi parametri vanno in una certa maniera. Nel server ci sono degli algoritmi, che ovviamente dovranno essere perfezionati, perché stiamo a una fase di prototipo, che inizieranno a cercare di capire come tutti questi parametri sono in relazione l'uno con l'altro. Quindi a un certo punto questo algoritmo inizierà a capire il comportamento delle api, quindi le interazioni semplici che avvengono tra ape e ape, e inizierà a farci delle predizioni su quello che avverrà. Per rispondere anche alla domanda di prima, ma io non sono un esperto, no, lo scopo è far sì che il sistema non abbia bisogno di un esperto, e far sì che il nostro programma riesca a dire, guarda, che presumibilmente fra una settimana avverrà la sciamatura. Tra una settimana presumibilmente al 70% avverrà quest'altro fenomeno. E un'altra bella cosa che possiamo fare con questo monitoraggio, ne parlavamo prima con Valerio, è anche capire quali sono, ad esempio, le famiglie di api che resistono meglio a un parassita, tipo la varroa che abbiamo detto prima, e quindi magari con una batteria di arnie monitorate in questa maniera, selezionare la linea genetica che più può resistere. Ok, quindi questa pietra miliare che abbiamo messo sull'arnia tecnologica, in questo momento sta leggendo perché sta imparando. Adesso magari vediamo se c'è Alexis che ha scritto tra poco, tutto. Tra poco. Vediamo anche il sito come sta imparando. Un'altra cosa, io mi aggiungo un attimo, rientro un attimo in... Rientro in Corener. In attesa che facciamo vedere quello che può essere. Allora, il nostro progetto comunque prevede pure una cosa un pochino più ampia, la possibilità di poter rendere queste api innanzitutto ecosostenibili e perfettamente funzionali per stand alone, per conto loro, per essere chiari, ma allo stesso tempo connesse l'una con l'altra, quindi tutta la rete di arnie, in modo tale che queste arnie possono dare delle informazioni, dei dati da un punto di vista di territorio.
anche se sono proprietari diversi, anche dal punto di vista, diciamo, di situazioni diverse, con le capacità di telecomunicazioni che abbiamo all'interno dell'azienda, siamo in grado praticamente in tutte le condizioni, diciamo, di connettività, di poter far funzionare, diciamo, questo tipo di sistemi, anche in zone praticamente degradate, dove non c'è banda, tipo questa. Come noi. Esatto. Certo, perché normalmente l'Agnia non è sta nel centro di Milano, nel centro di Roma. Premetto un piccolo particolare, siamo riusciti quest'anno a dare due dei nostri apparati di comunicazione, che lo stanno utilizzando per il Giro d'Italia, pure alla RAI. La RAI in questo momento sta trasmettendo il Giro d'Italia con due dei nostri apparati, molto simili, non proprio questo che avete qua dentro, ma qualcosa di un pochino più di interessante, giusto? Quindi un grande risultato, no, solamente per fare un piccolo esempio. Ovviamente sì, nel senso, perché un algoritmo di intelligenza artificiale possa funzionare bene deve essere alimentato con tantissimi dati e tantissimi casi, quindi non è che basta un'arnia o basta un giorno di monitoraggio, ci vogliono tante arnie, ma che a questo punto possono diventare un monitoraggio territoriale. Intanto possiamo metterlo, ne parlavamo prima, in corrispondenza anche con gli eventi climatici, quindi capire a seconda degli eventi climatici che stanno accadendo come si stanno o come si comporteranno, come si sono comportate le api. Qui il campo di ricerca è veramente infinito, potremmo anche scoprire una correlazione che noi oggi non immaginiamo su degli eventi, che probabilmente le api riescono a capire prima di noi o riescono a reagire prima di noi, quindi gli ambiti di questo genere di studio sono veramente sconfinati. E guarda, tanto apriamo un secondo... Tanto c'era anche la slide, ecco, sì, no, sa. Quale vuoi? Se mi dai sull'ultima slide. L'ultima? Sì, tanto anche se Alexis non c'è. Lo vediamo. Il sito adesso, vabbè, abbiamo la slide. Il sito ci darà anche una serie storica. Quindi man mano che entrano i dati, noi possiamo vedere in un dato l'esploso di un dato territorio. Qual è il movimento delle api, quali sono le temperature all'interno dell'arnia. Claudio, cioè, era questa? L'ultimissima, vabbè, dai, è molto semplice. Cioè ci hanno detto che grosso modo tutte le arnie, correggetemi se sbaglio, stanno grosso modo alla stessa temperatura. Sì, sì. Ci aspettiamo questo qui. Quindi ci aspettiamo che nei vari territori, se io la misuro a Milano o a Napoli, ottengo la stessa temperatura. Ecco, andiamo a vedere con le serie storiche questo tipo di comportamento e cerchiamo di capire se ci sono delle variabilità e cercheremo in base a queste variabilità di capire che cosa significano queste cose. Esattamente, vi ripeto, come Netflix che riesce a capire qual è il film che ci piacerà in base a un'analisi storica dei nostri come dati. Facebook che manda le pubblicità di ciò che hai visto 5 minuti prima, diciamo, questo come fa a saperlo? Eccolo là. Quindi quando parliamo di allarmi, non sono gli allarmi classici, siccome è successo questa cosa sta dando l'allarme, parliamo di allarmi predittivi, di allarmi che vengono dati prima che quei parametri arrivino a quel livello. No, se ci pensate un attimo è quasi magico, in realtà semplice statistica e un po' di matematica, però un po' di matematica, un po', non lo so, però è un eufemismo. No, forse è descritta così, sì, perché effettivamente messa insieme tutte queste cose e raccolte nel tempo, chiaramente, allora veramente ci possono dare delle indicazioni molto precise. Questi sono sistemi che si possono applicare anche su altre realtà. Su questa, sull'agricoltura, quello che è completamente, continuamente. Chiaramente qui invece ci permette, proprio attraverso tutto questo, di cercare di capire ogni volta per volta cosa sta succedendo e quindi intervenire, quindi salvaguardare sempre di più l'area. Tre telecamere, una che sta davanti all'ingresso, il suo compito è contare le api, così sappiamo il suo flusso. Poi abbiamo una palatia di trasparente, dietro la quale c'è una telecamera, che è quella che vediamo lì, che avete visto anche sul vostro cellulare. All'interno abbiamo messo diversi sensori, che sono temperatura, uno streaming del suono, fa una campionatura al minuto di 10 secondi, perché ovviamente ci serve per fare un'analisi, non ci serve per sentire le chiacchiere delle api. E quindi campionatura significa che io prendo dei momenti temporali
e vado a prendere, diciamo, l'informazione che viene data. 10 secondi, esatto. Aspetto il minuto successivo. Voi capite che se dovessi registrare tutto quanto H24 per 24 ore al giorno, ci vorrebbe un server abbastanza capiente, pure perché è uno streaming non video ma audio. Esatto. Quindi sarebbe molto pesante, pure dal punto di vista, diciamo, elaborativo e di server da mettere dove spalle. Tutta anche questa, se poi il server è abbastanza tutta questa capiente. Roba qua, quindi se dati dei sensori, dati delle immagini e dati dell'audio, vengono spediti attraverso una connessione internet a un server centrale. Il server centrale prende questi dati e si registra in pancia quelli che sono i dati dei sensori, manda in streaming sul sito internet che avete visto il video, ok? Dopodiché, cosa meno visiva, inizia a cercare di analizzarsi questi dati e inizia a cercare delle ricorsioni. Ovviamente ci metterà tantissimo tempo, cioè ci metterà mesi per cercare di trovare delle correlazioni, perché, come vi ho detto, a un algoritmo di intelligenza artificiale servono tantissimi dati per riuscire a capire qual è la correlazione. Che è la stessa cosa che Alexis ha fatto per far riconoscere alla telecamera che sta davanti l'ape all'ingresso. Che cosa ha fatto Alexis? Ha preso... Quante foto hai preso delle api? Minimo 10.000. 10.000 foto. Una precisione del 50%. 10.000 foto di api la date a questo algoritmo e iniziano a capire: ah, questa è un'ape, questa non è un'ape. Quindi 50.000 elaborazione di 5 giorni più o meno. 5 giorni è per avere una precisione del 50%. Del 50%. Quindi ovviamente più aumentiamo, più quella impara, più è come un essere umano, no? Più cresce, più impara, più studia, più sarà preciso nel riconoscere. Ok, questi dati vengono messi su un sito internet per essere visionati con la sede storica, ma vengono anche studiati per arrivare nel successivo step del progetto a prevedere e a mettere in relazione anche con i cambiamenti climatici, come avevamo detto. È stato riassuntivissimo. Preciso, perfetto, riassuntivo e sintetico, come si dice normalmente. Bravo. L'AIS già dal 2010 lavora sull'idea delle api, che nasce appunto da Stefano Lucci, che sta qui tra noi ma non lo vedo, insieme all'ente, all'ISPRA. Qui io tanto ringrazio tutti i presenti, l'ISPRA, Lorenzo, Francesco che ci segue tantissimi anni, Walter, Valerio e tutti coloro che stanno con noi, perché il progetto è nato in una maniera molto frenetica, a 2 minuti dalla fine, che veramente grazie ai passaggi di tutti. E questo ci ha permesso di presentare il progetto, che in quel periodo non era cosa facile, e di riuscire anche a vincerlo con una graduatoria in cui siamo arrivati quarti nell'elenco dei 50, quindi diciamo anche molto alta. Questa è stata grazie veramente alle convenzioni che noi abbiamo con l'ISPRA, ma anche con l'ENEA, anche con l'ARSIA, ma in particolare sulla problematica, chiamiamola così, delle api, proprio con l'ISPRA, che da anni ci segue anche sul monitoraggio delle api. Questo progetto nasce da un'idea condivisa con Elena, con la dottoressa Pinciani, con Francesco e con l'ISPRA, si chiama Api Abili, Save the Planet, le api come sentinelle del clima. Perché questa cosa? Perché ci siamo resi conto in tutti questi anni che comunque lavoriamo in agricoltura sociale, che ci siamo approcciati all'ambiente, eccetera, quanto fosse importante la salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, e quindi volevamo cercare di trovare uno strumento, una modalità per essere in qualche modo partecipi di questo grande cambiamento. Come lo potevamo fare? E lì è intervenuto l'ISPRA, che ci ha detto appunto che le api potevano essere considerate delle sentinelle del cambiamento climatico, e nasce un progetto che adesso Francesco vi spiegherà nello specifico, poi dando la parola agli altri, di quello che sono i passaggi proprio più nel concreto. Intanto io ringrazio anche tantissimo la rete, perché questo è importante. La rete che ci ha supportato nella presentazione del progetto. Qui non abbiamo, abbiamo dei partecipanti dell'APS Nuovi Sentieri,
con Michele e tutti i ragazzi che stanno qui con noi oggi, e i nati abbiamo anche Salvaguardiamo Bracciano, che è una APS che si occupa della pulizia degli ambienti, che è quello che in questo momento ci ha aiutato alla pulizia del terreno, che anche se lo vedete così, però c'è stato tanto lavoro dietro. E quindi quest'ATI è stata molto importante, perché è la prima volta su questo territorio, che vi assicuro non è un territorio facile, è riuscire a creare un ATI, perché la rete, soprattutto in situazioni che sono un po' particolari come può essere la nostra, si hanno tante difficoltà. E invece, proprio perché abbiamo enti privati e istituzionali che collaborano con noi, abbiamo avuto tantissime presenze, ma tantissime anche adesioni come docenza, e questo ci fa rendere il progetto, come abbiamo già visto noi da remoto, online, con dei contenuti molto particolari, molto belli, molto diversi dalla normalità. Adesso io vi ringrazio e do la parola a Francesco. Ok? Sì. È iniziato il rapporto con loro nel 2010 con un altro progetto che si chiamava comunque Apiatidi, sempre un progetto di formazione, di consapevolezza sull'ambiente, di inclusione chiaramente per tutti. È iniziato con un monitoraggio appunto in delle aree protette italiane, questo per vedere quelle che erano le problematiche di quel momento, perché già dal 2007 si verificavano delle morie delle api in tutto il mondo. Quindi è iniziato questo progetto col Ministero dell'Ambiente, con l'AIS, con l'Istituto Zooprofilattico e con altri enti. Da lì è rimasta la parte che doveva essere quella divulgativa, e quindi è iniziato un progetto con i ragazzi dell'AIS e con i colleghi dell'ISPRA, che poi vi presento, un progetto proprio basato sull'importanza delle api e sulla vita delle api, che poi è una sinergia tra tutte loro. Già ne abbiamo parlato forse nella prima presentazione, vi ricorderete, no? La vita dell'ape, quante sono, come è strutturata, l'importanza dell'ape non solo per quello che è il prodotto, ma l'impollinazione e il servizio che fa per l'ambiente. Da lì è iniziato un monitoraggio molto, molto semplice, era chiamato monitoraggio osservazionale, perché usavamo una lente per vedere quelle che potevano essere le problematiche delle api legate alle patologie che le stanno poi tra l'altro distruggendo, come la varroa o l'insema e altre patologie. Questo è un po' l'evoluzione di quel progetto, perché da lì siamo partiti con questa lente. Adesso invece stiamo cercando di fare insieme a loro, che sono la società, i colleghi, i partners che stanno realizzando, un'arnia tecnologica. Tecnologica l'abbiamo nominata predittiva, perché esistono già in commercio delle arnie che danno delle informazioni. Come l'abbiamo chiamata? Che questo non predittiva. Predittiva? Ci dovrebbe predire già prima ciò che sta succedendo in quest'arnia. Come? Con una serie di sistemi che però ci illustreranno loro meglio, perché io sono bravo ma non sicuramente a descrivere tutto ciò che è stato fatto. Sicuramente sono comunque un'arnia che servirà per ci darà degli allarmi proprio per la gestione degli alveari. Questo può essere con la telecamera, col conteggio delle api in entrata e in uscita. Perché? Perché appunto per il problema della sparizione delle api prima si usava un certo tipo di monitoraggio, cioè si usa ancora un monitoraggio, cioè si contano le api morte. Per sapere quando è una soglia d'allarme di un alveare, si monitorizza quell'alveare con una cassa sotto chiamata gabbia under basket, si raccolgono queste api. C'è una soglia d'allarme, 250-300 a settimana, vuol dire che l'alveare sta avendo dei problemi, a differenza se solo 50. Probabilmente con questo sistema potremo anche sostituirlo, perché se noi riusciamo a contare le api in uscita e in entrata, è prevedibile con una sottrazione vedere quante non rientrano, e quindi con gli altri sensori e gli altri sistemi capire cosa sta succedendo in questo alveare. Ecco perché è predittiva. Tutto questo per non solo per le api, ma questo è legato chiaramente all'ambiente, tutto il nostro studio, perché l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, svolge diciamo questo ruolo principe. Progetto che è iniziato, l'ho detto, nel 2009, grazie a Stefano Lucci, che è lì, che ci tengo a dirlo, perché è stato lui un po' il promotore. Io poi ho proseguito con lui,
E con lui c'è Lorenzo Ciccarese, oltre che i due colleghi dell'ISPRA, che è il capo aria, è il nostro referente. Il nostro referente è la persona che poi analizza un po' meglio i progetti e quindi con lui riusciamo ad andare avanti su queste problematiche. Ve lo presento, perché sennò vado troppo oltre. Grazie Francesco e grazie a tutti per questo invito e soprattutto per aver avviato questo progetto che per noi è fondamentale, perché ci consente intanto di avere una relazione diretta con il mondo vero, reale, perché altrimenti lavorare solo nei negoziati internazionali, nelle riunioni alcune volte un po' asfittiche, anche un po' noiose, ti fa perdere di vista il motivo vero per cui poi, no, lavoriamo, mettiamo in atto le competenze, le conoscenze che abbiamo. Allora, nel 2016, lo dico a voi che siete studenti di studio agrario, è uscito un rapporto che ha avuto una grande eco da parte di questo organismo delle Nazioni Unite, un organismo scientifico che si chiama IPBES, che sarebbe Intergovernmental Science Policy Platform of Biodiversity and Ecosystem Services, quindi sulla biodiversità e i servizi ecosistemici. Allora, questo rapporto era specifico sugli impollinatori, si chiama Pollinators, e questo rapporto ha denunciato in maniera inequivocabile il grave stato di salute degli impollinatori in genere, degli apoidei in particolare, e ha fatto una stima che ha suscitato molto clamore, che è legato al valore proprio economico degli impollinatori. Insomma, questo studio ha detto che il valore economico degli impollinatori a scala mondiale vale ogni anno 200 miliardi di euro, circa. 200 miliardi di euro corrisponde più o meno ai soldi che l'Italia probabilmente prenderà dal piano nazionale per il recupero e la resilienza, quindi una cifra abbastanza importante. Ma il valore delle api e degli impollinatori va al di là di questo valore strumentale, c'è molti altri valori che sono per tutto quello intrinseco, no? Il fatto che ogni specie, ogni genere vivente è degno di sopravvivenza, di esistenza. E poi c'è anche un valore importante oltre a quello strumentale e intrinseco, che è quello relazionale, è quello che ci consente di stare qui oggi. C'è un valore che riguarda la dimensione culturale, spirituale, religiosa, che non è tangibile, ma che è altrettanto importante come il miele o la cera o altri prodotti che sono tangibili. E quindi questa è la biodiversità. La biodiversità non è solamente il numero delle specie o i diversi habitat o i paesaggi che abbiamo. La biodiversità è anche questo, la biodiversità tra l'altro è anche fatta di dialetti, di culture, delle relazioni che esistono fra umani e non umani, e questo è un concetto straordinario che anche grazie a IPBES sta assumendo un nuovo valore. Allora, il problema è che, come dicono numerosi scienziati, la biodiversità è in crisi. Ci sono molti studiosi che dicono che siamo di fronte alla sesta grande estinzione di massa, dopo quella dei dinosauri 65 milioni di anni fa, e che stiamo perdendo specie ad un ritmo spaventoso, ad un ritmo che è da 100 a 1000 volte superiore al ritmo naturale, e che un milione di specie su circa 4,5 milioni di specie che sono state catalogate e investigate sono a rischio di estinzione. E queste estinzioni si possono verificare nell'arco di uno o due decenni se non si cambiano le cose, e per cambiare le cose bisogna innanzitutto creare aree protette, ambienti naturali, ma c'è bisogno soprattutto di integrare il valore della biodiversità nei settori produttivi, l'agricoltura in primis. Lo dico da figlio di agricoltori, l'agricoltura è il settore maggiormente implicato nella perdita di biodiversità. L'80% della perdita di biodiversità è associata all'agricoltura, direttamente o indirettamente. Direttamente significa attraverso le pratiche intensive, la meccanizzazione, l'uso di pesticidi, l'eliminazione, no, di ambienti naturali,
e l'agricoltura indirettamente agisce sulla biodiversità perché distrugge milioni e milioni di ettari di foreste, di ambiti naturali ogni anno per trasformarli in colture agrarie oppure pascoli per l'allevamento di bovini principalmente, perché poi la carne serve a noi serve anche poi il pellame che viene prodotto da questi animali. Quindi c'è bisogno di trasformare l'agricoltura, c'è bisogno di trasformare anche il turismo, c'è bisogno anche di trasformare le nostre abitudini quotidiane. Il 20 maggio sarà la giornata internazionale delle api, il 22 invece sarà la giornata internazionale ONU per la biodiversità. E sono due date importanti per ricordarci che, come dice il motto di quest'anno per la giornata internazionale dell'ONU per la biodiversità, che noi siamo parte della soluzione. L'anno scorso il motto era le soluzioni sono nella natura, quest'anno invece ci ricorda questa giornata che noi siamo parte della soluzione. E siamo parte della soluzione assumendo dei comportamenti quotidiani. Speriamo quindi attraverso ISPRA di contribuire in questo, quindi io non finisco mai di ringraziare Stefano e tutti quanti gli altri che hanno consentito di fare questo progetto. Io intervengo su una cosa dicendo che secondo me un obiettivo l'abbiamo già raggiunto, nel senso che laddove si riesce a raggiungere, a far capire a persone come noi che siamo sociale, ok, che quindi di sistema, di ambiente, ecosistema, biodiversità, non ne sapevamo niente, ok? Eravamo proprio digiuni. E far passare certi pensieri, anche solo del, come abbiamo fatto tante volte, l'importanza delle api, no? Delle sinergie, eccetera, e far diventare i ragazzi con diverse abilità attori protagonisti con competenze specifiche, abbiamo già raggiunto, secondo me, degli obiettivi grandissimi, perché se la conoscenza viene diffusa, laddove la conoscenza viene diffusa ad ambiti che comunque hanno più difficoltà di altri nell'apprendimento, lì abbiamo già, secondo me, raggiunto dei risultati grandissimi. Okay. Perché a volte proprio concetti difficili come la biodiversità, come l'ambiente, l'ecosistema, eccetera, rimangono molto alti, no? Quindi invece vanno calati, ma anche proprio nella pratica, con le mani a terra, come diciamo noi, come abbiamo fatto con loro, come abbiamo imparato noi, che veramente dell'agricoltura non sapevamo nulla. Quindi proprio capendo invece che ci sono stagioni, che devono rispettare dei tempi, che anche nei rifiuti, cioè, bisogna stare attenti, e sono competenze che vanno insegnate a tutti. Cioè, secondo me questo, almeno nel nostro ambito, abbiamo raggiunto il massimo. Assolutamente sì. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie di essere qui e ringrazio l'AISP per questa opportunità, perché sono contento perché siamo riusciti a realizzare una cosa particolare, cioè riuscire a unire la parte scientifica riguardo l'ambiente, quindi tutta questa, diciamo, questa salvaguardia che è proprio il tema di ISPRA, quindi salvaguardare l'ambiente a 360 gradi. ISPRA si occupa dalle acque, il suolo, l'aria e la biodiversità, eccetera. Noi in particolare curiamo la parte della biodiversità e delle foreste e dell'agricoltura. E metterle insieme appunto con una parte molto bella che poi di cui l'AISP poi si fa appunto, di cui si occupa da tantissimo tempo, quindi condividere con queste persone tutti questi concetti, questi, diciamo, ideali, perché poi si parla anche di etica, di ideali. E poi la parte tecnologica, perché adesso vedrete, qui ci sono delle persone con cui noi collaboriamo, abbiamo avuto la fortuna di trovare degli esperti in sistemi informativi, sistemi informatici, trasmissione dei dati, eccetera, per cui ci hanno permesso di realizzare un'arnia di quarta generazione, quindi un'arnia del futuro, che armonizzandosi però sempre nell'ambiente, quindi tenendo conto di quelle che sono le esigenze dell'ambiente, i ritmi naturali, eccetera, quindi non disturbando l'attività delle api in particolare, ci permetteranno di conoscere delle cose che è difficile sapere non essendo all'interno dell'arnia, non essendo sempre presenti, quindi capire qual è l'attività dell'arnia nel momento in cui c'è un problema all'interno, la produzione, perché poi il settore apistico c'ha anche una grossa valenza dal punto di vista economico, che non è trascurabile, quindi questo è un aspetto importante.
E quindi sono contento perché siamo riusciti a realizzare questa cosa. Diciamo, è una cosa prototipale, un prototipo, però fa capire ed è importante come si possano mettere insieme tanti aspetti, quello tecnologico, quello della natura e quello anche sociale. Quindi è importante sapere questa cosa, quindi se non riusciamo a armonizzare possiamo vivere bene, in pace con la natura, e valorizzare le persone e sfruttare la tecnologia a nostro vantaggio. Ci sono tantissimi articoli scientifici che discutono proprio questa correlazione tra il Covid, questa pandemia eccezionale e l'azione che l'uomo ha esercitato negli ultimi tempi sugli ecosistemi. Cioè, ci sono delle concause. Sicuramente noi abbiamo invaso degli ecosistemi, degli habitat che non ci appartenevano, comunque li abbiamo invasi in un certo modo, quindi li abbiamo cambiati, avvicinandoci molto alla natura, alla vita selvatica, eccetera, ma avvicinandoci in una maniera sbagliata. Questo ci ha portato anche dove siamo adesso, quindi questo ci deve insegnare anche a mantenere le giuste distanze e rispetto per la biodiversità, per la natura, per la fauna, per la flora, eccetera. E oggi avrete modo appunto di vedere questa cosa, un assaggio, perché il progetto è abbastanza complesso e articolato. Devo dire, siamo riusciti, all'inizio ero un po' scettico, però siamo riusciti a presentare questo progetto e a mettere insieme tutte queste cose. E quindi potete vedere insomma anche questa parte un po' innovativa. Però la cosa importante su cui tenere appunto centrale l'attenzione è proprio il fatto che gli insetti impollinatori rappresentano un'importantissima risorsa, no? Einstein aveva detto che dopo 4-5 anni dalla scomparsa degli insetti impollinatori si sarebbe estinta anche la razza umana. Perché? Perché l'impollinatore non è semplicemente l'ape che produce il miele, ma sono tantissime varietà di impollinatori che voi potete vedere anche qui facilmente. Si assomigliano per esempio a delle piccole zanzare, dei moscerini, quindi non sono soltanto i bombi colorati che noi vediamo e le api che producono il miele, ma sono tantissimi insetti che con la loro opera riescono a far riprodurre delle specie di interesse proprio naturalistico, delle specie importanti dal punto di vista della biodiversità. E poi dobbiamo pensare anche che il 40% circa della produzione agricola mondiale e dipende dagli impollinatori. Immaginatevi che conseguenze per la sicurezza alimentare se gli impollinatori scomparissero, quindi il 40% della produzione agraria verrebbe praticamente a mancare. Quindi questa è una cosa molto importante e dobbiamo ricordarcela, perché i riflessi sono quindi non solo sulla biodiversità, ma proprio sulla sussistenza umana. Vabbè, Lorenzo vi ha già detto molto di questo. Di come funziona, diciamo, di quello che c'è dietro a questa cosa. L'altra cosa importante è che noi cerchiamo sempre, come facciamo adesso qui, di coltivare, di intrecciare dei rapporti sia scientifici, sia proprio rapporti anche dal punto di vista proprio operativo, con delle associazioni, con altri interlocutori, con enti di ricerca, ISPRA, e proprio diciamo a questa finalità, oltre che portare avanti le ricerche vere e proprie. In particolare, ad esempio, negli ultimi tempi siamo riusciti a concludere una convenzione, oltre che con l'AISE, con l'Associazione Italiana di Apiterapia, e quindi abbiamo una collaborazione anche per scrivere dei manuali, linee guida su queste cose che possano servire da riferimento a livello nazionale. Inoltre ci sono delle attività di Associazione Italiana di Apiterapia. Praticamente questa associazione è popolata soprattutto da medici, mm-hmm. i quali sfruttano i principi dei prodotti apistici per la salute e il benessere psicofisico umano. Mm-hmm. Dovete sapere che non esiste solo il miele è il prodotto quello più immediato di cui abbiamo percezione, ma ci sono tanti altri prodotti, per esempio la cera, i propoli, il polline, il pane d'api, eccetera. Molti di questi, in particolare per esempio il miele e i propoli, hanno un'azione praticamente terapeutica. Gli antichi romani lo portavano in battaglia, addirittura il miele, per essere utilizzato sulle ferite, per disinfettare, avere un'azione antisettica. Poi hanno scoperto che all'interno ci sono una piccola quantità di propoli. Quindi i propoli, per esempio, che è un prodotto che le api producono a partire dalle resine vegetali, selezionandole, tutto un processo di cui noi non saremo mai in grado di fare, noi umani, come il miele, per esempio. E praticamente riescono a guarire e quindi a controllare delle infezioni batteriche. C'è il discorso per esempio dell'agricoltura, adesso questo volevo passare la parola a Walter, il mio collega Walter Bellucci, in quanto, come anticipava Lorenzo, l'agricoltura è purtroppo uno dei fattori di pressione più elevati sugli impollinatori, per varie cause. Sì, stiamo lavorando proprio l'ultima... Eh,
stiamo lavorando nell'ultima pubblicazione che pensiamo di pubblicare entro il 20, che ricorre appunto la giornata mondiale per la protezione delle api, che riguarda proprio il ruolo che hanno gli impollinatori e in particolare gli apoidei, che sono i maggiormente rilevanti nell'ambito agricolo. Noi li chiamiamo gli agroecosistemi perché vorremmo che l'azienda agricola fosse un ecosistema complesso, articolato, composto quindi da tutta una varietà di piante e di animali che le costellano. In questo rapporto noi abbiamo proprio analizzato quanto è rilevante sia a livello qualitativo che quantitativo il ruolo degli apoidei nelle culture, e ci siamo resi conto che purtroppo le conoscenze nella gran parte dei casi sono sempre limitate e non c'è questa informazione sull'importanza. Ad esempio, immaginate che ci sono alcuni frutteti che possono aumentare il livello produttivo anche dal 70 al 90%, quindi riesco meleti e altri tipi di frutto, ma finora questa rilevanza a livello quantitativo ma anche qualitativo non è mai emersa. Noi con questa pubblicazione vorremmo proprio dare risalto nell'ambito della ricerca a tutte i vari studi che sono stati fatti a livello internazionale per creare un compendio dove far confluire i dati pubblicati. Ecco, con questa pubblicazione che volevo appunto evidenziare, l'importanza delle api viene bene viscerata e metteremo poi online come sul sito.